Si è concluso domenica 1 novembre la nona edizione di uno degli appuntamenti culturali del settore scacchistico tra i più importanti a livello nazionale, che si realizza nell'Alto Tirreno Cosentino in una logica itinerante volta a valorizzare il legame tra identità del territorio. Il Riviera dei Cedri, cofinanziata anche quest'anno dalla Regione Calabria, è promosso dall'ARCA, Associazione Albergatori Riviera dei Cedri, che conferma la squadra delle ultime edizioni, con Angelo Napolitano, direttore artistico ARCA, Luigi Forlano, responsabile tecnico pluricampione regionale, e Michele Capalbo, responsabile didattico di Didas Calabria. Tra le novità di quest'anno, la programmazione della mostra itinerante sugli scacchi nella pittura e nella letteratura, a Scalea, a Santa Maria del Cedro e a Praia a Mare, e la contaminazione di altre arti con la messa in scena il 28 ottobre a Palazzo Marino, a Santa Maria del Cedro, dello spettacolo teatrale Vitriol, e ancora l'esibizione di un gruppo di artisti di strada calabresi per i tantissimi bambini delle scuole locali in visita a Palazzo Marino nella mattinata del 31 ottobre. Beh, l'edizione di quest'anno ha coinvolto tre comuni, ha coinvolto tre beni di valore storico, centinaia di studenti hanno partecipato al torneo di scacchi a squadre, sei regioni italiane diverse, due nazioni straniere e così via. Numeri importanti per questa edizione, che confermano che la formula che ci porta a valorizzare i beni di questo territorio utilizzando la leva degli scacchi è una formula che funziona. Per il terzo anno confermato l'evento clou del festival, il torneo internazionale a squadre, riservato alle scuole, che da quest'anno si apre anche alla partecipazione di squadre di altri paesi europei. Io penso che questo torneo non è molto importante chi vince questo torneo, l'importante è giocare scacchi e facciamo una buona conoscenza, facciamo amicizia, questo è spirito, è sul primo posto, non solo giocare scacchi, chi vince, chi è meglio. Un inedito e innovativo appuntamento scacchistico che conferma l'interesse e la veicolazione sia del Ministero dell'Istruzione sia della Federazione Scacchistica Italiana. Un torneo che non prevede alcuna differenza di genere. Squadre maschili, femminili o miste composte da tre giocatori infatti possono affrontarsi alla Riviera dei Cedri. 8 le rappresentative scolastiche che hanno partecipato alle fasi finali, provenienti da Montenegro, Malta e Italia. 5 le regioni italiane, Basilicata, Campania, Lazio, Marche e Sicilia, da cui sono giunte le rappresentative italiane. I turni della fase eliminatoria si sono disputati al Cormorano a Grisolia, mentre la finale si è tenuta la sera del 29 ottobre nel suggestivo Palazzo Marino di Santa Maria del Cedro. Ha vinto questa terza edizione del torneo la rappresentativa scolastica del Montenegro, che ha battuto sul filo di lana il liceo scientifico Archimede di Messina. Terza classificata la rappresentativa di Malta. Alle presentazioni finali erano presenti tra gli altri Miljak Boro, in rappresentanza della Federazione Scacchistica del Montenegro, e Giuliano D'Eredità, in rappresentanza del Consiglio Nazionale della Federazione Scacchistica Italiana. Sono qui per portare il saluto e il patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana a questa bellissima manifestazione. Una manifestazione davvero unica nel suo genere, perché coniuga l'aspetto tecnico con un aspetto aggregativo, perché abbiamo ragazzi che vengono da tutta Italia e anche da paesi stranieri che si incontrano sulla scacchiera e svolgono varie attività, sia di torneo vero e proprio, cioè il torneo a squadre per scuole, ma c'è anche un aspetto didattico e c'è anche un aspetto aggregativo e turistico che non è da trascurare. Veramente complimenti all'organizzazione, perché all'ARCA, perché ha realizzato un piccolo sogno. I ragazzi, ripeto, della stessa età, per scuola, si uniscono e si aggregano e riescono a fare qualcosa di molto interessante da un punto di vista intellettuale e sportivo, e contemporaneamente aggregandosi e facendo nuove conoscenze, nuove amicizie, parlando nuove lingue, quindi trovando un territorio comune su cui scambiare esperienze.
Nella serata del 28 si è svolto sempre a Grisolia il Lampo sotto le stelle, che ha visto impegnati tutti i giovani partecipanti all'esperienza in 6 turni di gioco e che ha registrato la vittoria del giovane messinese Antonio Iagnello. Il programma del festival si connota come ogni anno dalla realizzazione di uno stage di approfondimento sul gioco degli scacchi, che ha visto impegnati fino al 30 ottobre i partecipanti al torneo a squadre, stage che ha potuto contare sul supporto didattico degli esperti della famosa Accademia Internazionale di Scacchi di Perugia. E da Scacchi a Chilometro Zero, iniziativa unica nel suo genere che consente a tantissimi studenti delle scuole primarie del territorio di avvicinarsi alla cultura degli scacchi confrontandosi con alcuni maestri che nel periodo dell'evento sono presenti in Riviera dei Cedri. Siamo soddisfatti di ciò che sta accadendo durante il festival, così come siamo soddisfatti che questi ragazzi provenienza da varie regioni italiane, ma anche, diciamo, come dicevo prima, dall'estero, stiano socializzando tra loro e si stiano tra virgolette contaminando in positivo, perché il nostro obiettivo è una contaminazione nel fare e nel socializzare in positivo. Quindi siamo soddisfatti e speriamo di poter fare ancora meglio l'anno prossimo. Come ogni anno, l'iniziativa ha previsto anche la rievocazione, grazie a una fascinosa scacchiera gigante, di alcune famose partite giocate da uno dei più straordinari giocatori del 600, Gioacchino Greco, detto il Calabrese. Grande come sempre la curiosità e l'interesse manifestato dai turisti ancora presenti in Riviera dei Cedri.